Ciao ragazzi, bentornati su Passione Modellismo. Oggi continuiamo con la serie di Costruiamo il Maggiolino. Ragazzuoli, sono arrivati i soliti tre fascicoli, in questo caso il 10, l'11 e il 12, quindi riprendiamo dove ci siamo lasciati dall'ultimo episodio. E in più, in questo pacco mi è arrivato anche questa scatolina con su il logo ufficiale, infatti Official Licensed Product della Volkswagen, e vi faccio vedere che cosa c'è all'interno. È bellissimo. È praticamente, guardate che bello, un maggiolino in miniatura, bellissimo. Lo faccio vedere. Eccolo qua, guardate che bello. Bellissimo, bellissimo. Va bene, dai, allora iniziamo con l'assemblaggio, così ci diamo subito una sbrigata. Iniziamo subito col numero 10. Quindi andiamo ad aprire, adesso vado a sistemare il maggiolino. Questo qua poi me lo tengo da parte. E voilà. Ok, quindi andiamo ad aprire il numero 10 e vediamo cosa c'è al suo interno. Ricordo ragazzi che nell'ultimo episodio abbiamo completato il blocco motore, eccolo qua, bellissimo in tutti i suoi dettagli. Infatti oggi continuiamo con questo argomento motori. Oggi andiamo a trattare i convogliatori per i cilindri, quindi il fascicolo numero 10 tratterà i convogliatori per i cilindri. Andiamo a vedere subito quali sono i componenti del fascicolo numero 10. Allora abbiamo la staffa del cambio, il convogliatore sinistro, infatti abbiamo la lettera L, infatti adesso è girato al contrario, eccola qui, lettera L, il convogliatore sinistro, il convogliatore destro, poi abbiamo il connettore sinistro e il connettore destro, e poi ovviamente la sua viteria AP e AM. Possiamo iniziare con l'assemblaggio. Iniziamo appunto allora a recuperare ovviamente il nostro blocco motore, perché appunto continuiamo sul nostro blocco motore. Andiamo a recuperare la staffa del cambio, eccola qui, e le sue viti AM, ci serviranno due viti AM. Quindi la staffa del cambio va montata esattamente ovviamente sulla parte superiore del cambio, ok? Sulla parte, no, in questo caso sulla parte posteriore del cambio, ok? Quindi andiamo a girare di punta il nostro blocco motore e la staffa andrà proprio posizionata qui. Vedete che qui abbiamo un alloggio, quindi un alloggio di posizione, e poi abbiamo ovviamente i due fori per le viti. Infatti se noi andiamo a vedere la nostra staffa non potete sbagliare la posizione, perché una parte avrà il pernino che andrà in posizione e le sue viti. Quindi andiamo a posizionare il pernino e anche le viti in questione. Ok, una bella stretta. Ecco qua ragazzi, fate attenzione, tenete per montare la staffa del cambio, tenete appunto le dita sul cambio, non andate a mettere le dita sui cilindri perché vi spunteranno fuori le candele e poi rischiate di spezzare insomma questi puntali delle candele. Ed ecco qua, la staffa è montata. Ora ragazzi andiamo a recuperare i nostri convogliatori e i nostri connettori. Allora, la cosa è molto semplice, quindi andiamo a recuperare le viti AP, eccole qui, ce ne serviranno esattamente solo due per connettere i nostri connettori. Ecco qua, state attenti a non perderle perché sono abbastanza agricolo con le viti e voi invece siate belli che ordinati. È molto semplice ragazzi, ora non so se riesco a mostrarvelo, ma vedete che sul connettore c'è la lettera, solo che qua è tutto nero, non riuscirei mai a mostrarlo. Vedete, c'è la lettera R e L, quindi non potete sbagliarvi. La L va sulla L e la lettera R va sulla R. In questo caso è la lettera R che va montata qui e la lettera L va invece montato qui. Quindi andate a mettere ovviamente la vite sul cacciavite, così siete già belli che pronti. Andate a posizionare in questo modo il connettore, anche perché lo vedete, perché segue esattamente, vedete, la linea che va verso l'alto. Se io metterei quello al contrario andrebbe verso il basso e non andrebbe bene. Quindi andiamo a montare il nostro connettore sul convogliatore in questo modo. Ecco qua ragazzi, senza stringere troppo perché tanto è inutile. Ovviamente io quello che consiglio, inserite la prima la vite nel connettore e poi andate a montare in questo modo. Ora andiamo a montare la R, quindi la parte right. Quindi andate a infilare la vite nel connettore, puntate il cacciavite in questo modo e andate a montare anche quell'altro.
E voilà ragazzi, in questa parte abbiamo montato i connettori sui convogliatori, eccoli qua. Molto semplice come parte, molto semplice. Quindi ragazzi, il fascicolo termina così, quindi andiamo ad aprire il numero 11. Ecco qui il numero 11, ragazzuoli, andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è al suo interno. Nel fascicolo numero 11, ragazzuoli, andremo a trattare i nostri semiassi, che ovviamente andranno posizionati sempre nella zona posteriore del cambio, quindi andiamo a vedere quali sono i componenti che andiamo a montare. Quindi abbiamo ovviamente i due semiassi, poi abbiamo i due giunti, eccoli qua, poi abbiamo i due coperchi del differenziale e poi abbiamo le due cuffie. Ovviamente poi abbiamo la sua biteria GM e la biteria AM. Possiamo iniziare con il montaggio. Allora ragazzi, per iniziare andiamo a recuperare il nostro blocco motore, ovviamente con la sua scatola del cambio, eccola qui. Andiamo a recuperare un semiasse, un coperchio del differenziale, un giunto e una vite di tipo GM, ok? La fase è molto semplice di montaggio, dobbiamo andare a montare praticamente il semiasse, quindi andiamo a recuperare il semiasse e andiamo a montare subito la parte più corta del semiasse, perché vedete che c'è la parte più lunga e la parte più corta perché è divisa da un fermo. Quello che dobbiamo andare a fare è andare a inserire il tutto all'interno della parte più corta, quindi andiamo a inserire ovviamente con il cono verso l'esterno il coperchio del differenziale. Andiamo a inserire il giunto, ragazzi, il giunto vedete che c'è una parte piatta e una parte che va sferica. Molto semplice, dobbiamo inserire il giunto, ovviamente poi anche un suo verso, vedete che c'è il disegno. Nella parte più piana, eccola qua, dobbiamo inserire il giunto nella parte più piana. E poi molto semplicemente andiamo a inserire una vite di tipo GM sulla parte ovviamente superiore del nostro semiasse. Andiamo ad avvitare il tutto. E voilà ragazzi, molto semplice, devo dire che è molto semplice. Ora andiamo a fare lo stesso procedimento con quell'altro semiasse, quindi ripetiamo. E voilà ragazzi, ecco qua, abbiamo praticamente terminato i due semiassi, eccoli qua. Quello che dobbiamo fare è ora andare a inserire semplicemente i semiassi sulla parte sinistra e destra nella nostra scatola del cambio, vedete? Ecco qua, quindi molto semplice, andiamo a inserire i due perni e lasciare ovviamente l'alloggio delle viti. Opla. E lasciare ovviamente l'alloggio delle viti, quindi in questo modo. Ecco qua, vedete? Molto semplice. Ora andiamo a recuperare le tre viti, quindi sono sei viti in totale per ogni lato AM. Eccole qui. Ecco qua, vi faccio vedere il pacchettino AM, eccolo qua. E andiamo a fissare tutte le viti, sia nella parte sinistra che nella parte destra. E voilà ragazzi, la prima parte l'ho fatta, volevo darvi qualche consiglio. Anche qui ragazzi vi consiglio di avvitare in modo incrociato, non seguite un modo circolare ma fate un modo incrociato. Poi state attenti quando tenete il blocco, sempre per la questione delle candele, a non romperle. E voilà ragazzi, i semiassi li abbiamo montati. Per terminare ragazzi ovviamente il montaggio di questo fascicolo, andiamo a recuperare le nostre cuffie, quelle che abbiamo visto a inizio montaggio, e andiamo ad inserire le cuffie ovviamente dalla parte più larga e lasciare all'esterno la parte più stretta, in questo modo, fino ad arrivare contro, in questo modo, come le cuffie dei semiassi. Spingete un pochettino ragazzi, perché dovete arrivare proprio contro al cambio. Ecco qua, vedete? Voilà! E anche il fascicolo numero 11 è terminato, quindi andiamo ad aprire il fascicolo numero 12. Ecco qui ragazzi il nostro fascicolo numero 12 ed ultimo per questo episodio. Abbiamo un bel po' di roba, abbiamo due, no, non so, sembrano basi. Ora andiamo a scoprire di cosa si tratta.
Nel fascicolo numero 12, ragazzi, ecco qui i componenti. Abbiamo la trave centrale del telaio. Possiamo, in questo modo, lo andiamo ad assemblarli e poi possiamo avere un'idea di come sarà più o meno lungo il nostro modellino. Per il fissaggio è molto semplice, ragazzi. Dobbiamo andare a girare al contrario i nostri componenti. Tra l'altro sono componenti in ferro, ok? È molto semplice. Abbiamo ovviamente le due fori per le viti e il sistema di fissaggio. Andiamo a recuperare le nostre due viti DM e qua fate molta attenzione, ragazzi, perché in questo caso credo che non ci sia la filettatura della vite. Ora vediamo. Ecco qui, ragazzi. Beh, ovviamente non vi devo dire, ragazzi, che queste viti vanno fissate molto bene, perché questo componente andrà a sentirne poi il peso del modellino in futuro. Quindi, ragazzi, ovviamente andate a stringerle per bene, fate sì che non si muova tantissimo. Poi ovviamente un po' si muove, ragazzi, perché sono viti molto piccole, però l'importante è che non fletta, ecco, non fletta, vedete? Ok? Ecco qui, ragazzi, per farvi un esempio voglio mostrarvi più o meno come sarà la lunghezza più o meno del maggiolino. Sono da qui a qui esattamente sono 40 cm e questa praticamente è insomma un preassemblaggio, ma non è fisso, ovviamente è tutto appoggiato, ragazzi, vedete? È tutto appoggiato, io non vado a fissare nulla finché le istruzioni o il manuale di montaggio non me lo dicono. Ragazzuoli, questo episodio finisce qui e noi ovviamente ci vediamo nel prossimo con i nostri tre fascicoli, i soliti tre fascicoli. Spero che questo insomma questa serie vi stia piacendo. Ringrazio i ragazzi che comunque stanno assemblando questo modellino seguendo un po' il mio tutorial e boh, dai, devo dire che comunque sono davvero contento per come sta andando questa serie. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, un bel like, un bel commento come sempre. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao belli.